Buongiorno, care compagne e cari compagni di cammino, di ricerca spirituale. Sono Roberto e oggi iniziamo insieme un cammino estremamente interessante. Lettura e commento del Libro degli Spiriti, prima opera di Allan Kardec, scritta sì da lui, ma a quattro mani con gli spiriti superiori che lo hanno assistito costantemente nella stesura dei vari testi del Pentateuco e della rivista spiritista. Bene, cominciamo oggi con l'introduzione del Libro degli Spiriti. La riassumo un poco. Spiritualista, differenza dei termini spiritualista e spiritista. Spiritualista è chiunque percepisca che c'è qualcosa al di là e oltre la materia. È il contrario di materialista. Spiritista è uno spiritualista che in più crede nell'esistenza degli spiriti e nella comunicazione tra questi e gli uomini. Anima è lo spirito incarnato che esisteva prima di legarsi al corpo di un uomo ed esisterà dopo la sua morte, quando tornerà a vivere nel mondo spirituale, abbandonando il corpo ma portando con sé il perispirito che legava lo spirito al corpo stesso. Il principio vitale è comune a tutti gli esseri viventi, piante, animali e uomo, e tutti hanno un'anima. Anima vitale, le piante. L'anima vitale e intellettuale è propria di animali e uomo, mentre l'anima morale o spiritista appartiene solo all'uomo, nel quale incarnano gli spiriti che hanno una individualità propria. Ora andiamo a pagina 12, scusate, pagina 12, questo è un mio commento, questo è un mio commento. In altri punti del Pentateuco si dice che il principio spirituale deve passare per tutti i tre regni della natura, minerale, vegetale e animale. Cosa significa? Forse che il principio spirituale va affinandosi attraverso i tre regni fino a diventare spirito con la sua individualità e incarnare come individuo in un mondo primitivo dove inizia l'esercizio del suo libero arbitrio per avanzare prima o più velocemente. Bene, andiamo avanti. Le tavole rotanti o danzanti parlavano rispondendo sì o no con uno o due colpi a domande intelligenti. In seguito davano risposte più complesse, battendo un numero di colpi corrispondente al numero d'ordine di ogni lettera dell'alfabeto, componendo così delle parole e delle frasi intelligenti. In seguito si fissò una matita a un cestello. Il medium, che è l'interprete degli spiriti, appoggiava le dita sul bordo del cestello e quest'ultimo si muoveva rapidamente formando parole e frasi, risposte intelligenti che provenivano da esseri intelligenti. Si riassumono ora in breve i punti salienti della dottrina che ci è stata trasmessa dagli spiriti. Dio è eterno, immutabile, immateriale, unico, onnipotente, sovranamente giusto
e buono. Ha creato l'universo che comprende tutti gli esseri animati e inanimati, materiali e immateriali. Gli esseri materiali costituiscono il mondo visibile o fisico e gli esseri immateriali il mondo invisibile o spiritista, ossia degli spiriti. Il mondo spiritista è il mondo normale, primordiale, eterno, preesistente e sopravvivente a tutto. Il mondo fisico è solo secondario, potrebbe cessare di esistere o non essere mai esistito, senza per questo alterare l'essenza del mondo spiritista. Gli spiriti vestono temporaneamente un involucro materiale la cui distruzione attraverso la morte li consegna alla libertà, perché questo corpo è deperibile. Fra le varie specie di esseri corporei, Dio ha scelto la specie umana per l'incarnazione di quegli spiriti che hanno raggiunto un certo grado di sviluppo. La qualcosa dà loro la superiorità morale e intellettuale su tutti gli altri esseri, sugli animali ad esempio. L'anima è uno spirito incarnato, il cui corpo è solo un involucro. Nell'uomo infatti ci sono tre cose: il corpo o essere materiale, analogo a quello degli animali e animato dallo stesso principio vitale. Poi c'è l'anima o essere immateriale, spirito incarnato nel corpo. E poi c'è il legame che unisce l'anima al corpo, è il principio intermediario tra la materia e lo spirito, è il perispirito. L'uomo ha pertanto due nature. Attraverso il corpo egli partecipa della natura degli animali, di cui possiede anche l'istinto. Attraverso l'anima partecipa della natura degli spiriti. Il legame o perispirito che unisce il corpo e lo spirito è una specie di involucro semimateriale. La morte distrugge la parte più grossolana dell'involucro, il corpo, e lo spirito conserva la seconda, il perispirito, che costituisce per lui un corpo etereo, invisibile per noi allo stato normale, ma che lo spirito può rendere occasionalmente visibile e persino tangibile, così come accade nel fenomeno delle apparizioni. Pertanto lo spirito non è affatto un essere astratto, indefinito, che solo il pensiero può concepire. È un essere reale, ben definito, che in certi casi è avvertibile con il senso della vista, dell'udito e del tatto, come diceva sopra nelle apparizioni, ad esempio. Bene, cari compagni, con questo vi lascio, vi abbraccio forte forte e vi do appuntamento per la seconda lettura dell'introduzione. Vi ringrazio, vi abbraccio forte e ci risentiamo presto.